Sia lodato Gesù Cristo e Gesù è il Signore. E oggi, con l'aiuto di grazia, leggeremo, pregheremo e commenteremo il Salmo 64. Ascolta, Dio, la voce del mio lamento. Dal terrore del nemico preserva la mia vita. Proteggimi dalla congiura degli empi, dal tumulto dei malvagi. Affilano la loro lingua come spada, scagliano come frecce parole amare per colpire di nascosto l'innocente. Lo colpiscono di sorpresa e non hanno timore. Si ostinano nel fare il male, si accordano per nascondere tranelli, dicono: chi li potrà vedere? Meditano iniquità, attuano le loro trame. Un baratro è l'uomo e il suo cuore un abisso. Ma Dio li colpisce con le sue frecce. All'improvviso essi sono feriti. La loro stessa lingua li farà cadere. Chiunque al vederli scuoterà il capo. Allora tutti saranno presi da timore, annunzieranno le opere di Dio e capiranno ciò che egli ha fatto. Il giusto gioirà nel Signore e riporrà in lui la sua speranza. I retti di cuore ne trarranno gloria. Questo salmo che è di Davide, quindi Davide ha sperimentato sulla sua pelle, come ho detto in diverse occasioni, queste attività contro di lui, ha sperimentato la violenza dei nemici, l'odio dei nemici, e esordisce dicendo: ascolta Dio la voce del mio lamento. Quindi con una certezza che Dio lo ascolta, con un'invocazione decisa, non titubante, si affida a Dio convinto che Dio lo ascolta. E poi sappiamo dalla storia biblica di Davide che è stato ascoltato, non è mai stato colpito in battaglia neanche da un colpo, un guerriero come lui, re guerriero. Dal terrore del nemico preserva la mia vita. Quindi sa benissimo che ci sono i nemici che attentano alla sua vita e quindi si affida a Dio chiedendo a Dio di tutelarlo e non lasciando fare come qualcuno dice, tanto poi ci pensa il Signore, ma il Signore vuole che noi gli chiediamo, il Padre nostro ci ha detto, liberaci dal maligno. E attenzione, proteggimi, dice Davide, dalla congiura degli empi, dal tumulto dei malvagi. Quindi anche in questo salmo c'è questo riferimento alla congiura degli empi, a questo insieme di persone malvagie che odiano Dio e odiano il prossimo, questi figli di Satana. E rimando al video relativo ai figli di Satana per maggiori spiegazioni con riferimenti biblici a riguardo, perché purtroppo non siamo tutti figli di Dio, creature, tutti di Dio sì, ma figli di Dio no, perché dobbiamo essere anche fratelli di Gesù. E quindi ci sono tanti figli di Satana e rimando, ripeto, al video perché ci sono riferimenti biblici a dimostrazione di questo. E affilano questi empi la loro lingua come spada, scagliano come frecce parole amare. Quindi sono i calunniatori, quelli che spargono il falso. E credo che, ad esempio, nel mondo lavorativo, tanti abbiano sperimentato questa impietà nei loro confronti. Personaggi che dietro le quinte riferiscono a direzione fatti falsi, comportamenti falsi, per ragioni di carriera, concorrenza di carriera, di invidia, di gelosia. Ed ecco che dice il Salmo: per colpire di nascosto l'innocente, di nascosto, cioè dietro le spalle, non davanti, non deviso, dicendo determinate cose. Lo colpiscono in sorpresa e non hanno timore perché si sentono protetti dal nascondimento, come il serpente che si nasconde, pronto poi a aggredire. Si ostinano nel fare il male, ecco il concetto di empietà, che non sono semplici peccatori, ma si ostinano nel fare il male e si accordano insieme di persone per nascondere tranelli e dicono chi li potrà vedere. E di nuovo, meditano iniquità, attuano le loro trame. Quindi questi empi congiurano, continuano a congiurare, e tra questi vi sono personaggi ovviamente di potere, come abbiamo detto in altri video a livello mondiale, perché dovendo
dir grazie al loro mentore che è Satana, il quale ha detto che appunto quelli che si prostrano davanti a lui e ai suoi figli spirituali concede benefit, il potere, la gloria, non a tutti ovviamente, dipendono da lui, però a tanti, ecco che poi li ispira nel fare il male, nell'odiare Dio e odiare il prossimo, perché devono andare poi all'inferno a fargli compagnia. Ma Dio li colpisce con le sue frecce, all'improvviso essi sono feriti, la loro stessa lingua li farà cadere. Chiunque a vederli scuoterà il capo. Perché se l'innocente prega, col salmo, col rosario, e chiede a Dio di liberarlo dalla congiura degli empi, ed è preghiera biblica, anche col rosario, ovviamente ci mette l'intenzione, ma con i salmi, ecco che come dicono i salmi precatori 58 e il 57, ad esempio, sono caduti nella fossa scavata davanti a me, quindi quelli che vanno da maghi, operatori dell'occulto, per commissionare fatture per ragioni appunto di lavoro, di gelosie, di concupiscenze, poi ne pagano lo scotto se incontrano dall'altra parte la persona che prega, perché ritorna come un boomerang sulla testa di cui commissiona il male. E allora tutti saranno presi a timore, annunzieranno le opere di Dio e capiranno ciò che Egli ha fatto. Il giusto gioirà nel Signore e riporrà in Lui la sua speranza. I retti di cuore ne trarranno gloria, però è chiaro che è necessario pregare, pregare, pregare per essere tutelati, per essere protetti. Perché gli empi ci sono, e non soltanto, come ripeto tante volte, nel proprio circondario lavorativo, ambientale. Ma proprio c'è la congiura degli empi, dei personaggi di potere, che appunto a servizio del loro padre Satana portano avanti, prima di finire all'inferno, soprattutto molti politici, e richiamo quello che ha detto il demonio, lo andate ad ascoltare a livello mondiale, l'ha detto lui, che molti vanno all'inferno, perché ovviamente no, attuano quelle iniziative sapendo che sono di danno al prossimo. E poi incontreranno Dio, il giusto giudice, perché su questo mondo possono sfuggire, questo mondo che giace tutto sotto il potere del maligno, e questo è nella Epistola di Giovanni, non sto inventando nulla, andate a leggere, è San Giovanni, che quindi è Sacra Scrittura, che dice, giacché tutto il mondo giace sotto il potere del maligno, dove c'è il principe di questo mondo, ovviamente tutti quelli che devono soldi, prebende al demonio e perpetuano le loro opere. E ricordo quindi che è essenziale pregare, pregare, pregare per essere sempre protetti. E vorrei ricordare un episodio di tanti anni fa. Mi trovavo in un albergo e il proprietario dell'albergo, che sapeva appunto che avevo scritto libri di cosa mi occupavo sul problema demoniaco, disse: guardi che c'è una dottoressa che vuol parlarle. Io parlando con questa dottoressa, medico, pediatra, mi confidò che era stata fatturata, perché aveva vinto una condotta medica e dava fastidio al medico del posto locale che c'era lì prima e di conseguenza l'aveva fatturata. Quindi, per cambiare un po' il menu, riguardava in questo campo anche addirittura dei medici e di conseguenza quindi l'empietà c'è ed ecco anche per quale motivo il Signore a tutti, tutti, nessuno escluso, quindi dal Papa in giù, perché anzi in primis l'ha raccomandato ai discepoli, quindi a Papa Pietro e diremo adesso ai cardinali, vescovi a seguire, pregare il Padre nostro dove nella parte finale liberaci, ci, tutti plurale, dal maligno. Questa è la definizione del Catechismo della Chiesa Cattolica, andato a leggerlo, trovato sul sito Vaticano, quando spiega il Padre nostro, è che maligno. E se diciamo male, maligno, lui è l'operatore di ogni iniquità, lui è il perfido personaggio che vuole il male dell'uomo, la rovina dell'uomo, vuole nell'uomo le malattie e non la salute. Gesù è venuto a salvare, a guarire. Satana invece introduce malattie, perché il Libro Sapienza dice la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. E ne fanno le spese quanti poi gli appartengono, perché poi vanno a bruciare assieme a lui se non si convertono. Quindi impariamo
da Davide con questo salmo a invocare il Signore affinché ci protegga. Dobbiamo sempre pregare per la conversione dei peccatori, come dico, quello per forza, la Madonna ce lo ricorda. Pregare per la conversione dei peccatori, sì, da un lato, e dall'altro lato per essere difesi dalla congiura degli empi, usando le espressioni bibliche, la preghiera che è ufficiale della Chiesa, che quindi sono i salmi, anche col rosario, inserendo l'intenzione per la conversione e per essere difesi e congiura degli empi. Al prossimo salmo.